Salve a tutti. In questo video vorrei almeno un pochino, almeno per una volta, difendere i testimoni di Geova. Prima di iniziare a trattare l'argomento, fate i bravi, guardate il video fino alla fine, non ci sono pubblicità, fidatevi. Vi invito anche a lasciare like, iscrivervi e condividere, non costa nulla e non fa male a nessuno. Grazie. A volte mi chiedo cos'è peggio tra essere testimone di Geova ed essere terrapiattista, io non voglio insultare le persone, ma solo confrontare le loro opinioni e soprattutto i loro errori, anche perché i primi adesso essere vittime di queste idee sono loro, insomma, come direbbe Neurodron sono poracci, dei testimoni di Geova si può dire di tutto, possiamo biasimarli per qualunque ragione, ma almeno non sono terrapiattisti, e non solo, spesso i TDG sono brave persone, visto che c'è parecchio controllo per entrare e uscire dall'organizzazione, mentre i terrapiattisti sono famosi anche per la maleducazione e la volgarità nei commenti su YouTube, non è sempre così è ovvio, ma certamente si fanno notare parecchio, in realtà ci sono molti TDG scontrosi e maleducati che commentano su internet ma perlomeno i proclamatori quando vengono alla porta o quando li incontriamo per strada sono cortesi e disponibili facendo le ricerche per l'ultimo video quello sui TDG e la scienza ho scoperto che loro non credono che il mondo sia stato creato in sei giorni e credono tranquillamente che l'universo abbia 13,7 miliardi di anni o perlomeno in teoria dicono questo a differenza dei terrapiattisti anche se negano l'evoluzione almeno non negano l'eocentrismo Anzi, credono che l'universo abbia l'aspetto e il funzionamento secondo la scienza e nemmeno negano l'esistenza dei dinosauri. E credo che nessuno dei TDG crederebbe mai che le montagne sono tronchi di alberi tagliati. Dal momento in cui i TDG credono che ci sarà una fine del mondo imminente, l'idea secondo cui ci sarebbe un riscaldamento globale va solo a loro favore, mentre molti terrapiattisti negano pure quello. E nonostante tutto, i TDG furono tra le vittime dell'olocausto. Quindi col cacchio che si mettono ad elogiare Hitler o a negare l'olocausto come Fattinelli, alcuni terrapiattisti sono anche antivaccinisti e vegani. In passato i TDG sono stati anche antivaccinisti e contrari ai trapianti, ma ora non più. Ovviamente il rifiuto dei vaccini fa molti più danni del rifiuto delle trasfusioni, perché non capita certo a tutti di dover fare una trasfusione, mentre tutti noi siamo vulnerabili alle malattie. Difficilmente un TDG può essere vegano, visto che la Bibbia non proibisce il consumo della carne a partire dal Nuovo Testamento in poi. E nemmeno esiste questa regola nelle loro pubblicazioni, e ultimamente tra i vegani stanno prendendo sempre più piede correnti estremiste come i fruttariani, e non sono certamente io a dover spiegare quali sono i danni di certi ragini alimentari, ma tutte queste assurdità e terrapiattisti che gliele fa fare. Sappiamo che i testimoni di Geova sono vittime di una setta, gli fanno il lavaggio del cervello. Hanno i comitati giudiziari che controllano se uno rispetta le regole ed espellono chi non le rispetta. Chi è terrapiattista invece si è convinto di tutto leggendo cazzate su internet, dando retta a dei guru come Tinelli. Questi arrivano a fare cose che nelle sette religiose o politiche non riuscirebbero a farti fare, anche se apparentemente lo fanno di spontanea volontà. Praticamente i mezzi tradizionali di controllo mentale e di persuasione oramai sono superati, nella pratica, però, uscire dal movimento terrapiattista credo che sia più semplice se ci si rendesse conto delle stronzate che vengono raccontate. Vero è che Tinelli è arrivato a minacciare chi si è permesso di contestare le sue cavolate, ma ovviamente lo stracismo dei TDG divide le famiglie e rovina veramente la vita delle persone. Forse la teoria della terra piatta sarà un fuoco di paglia che durerà pochi anni e lo ricorderemo ridendo, mentre i TDG sono una setta che esiste da oltre 100 anni e difficilmente sparirà a breve. Inoltre, a modo loro, i terrapiattisti criticano il sistema e credono di potersi opporre ad esso con tutte le cose in cui credono e in cui fanno. In teoria anche i TDG dicono di esserlo, ma loro sostengono che non bisogna assolutamente intervenire nelle faccende politiche, ma questo aspetto ovviamente merita un approfondimento a parte, per cui mi pare difficile dire cosa è peggio tra credere che la Terra sia piatta ed essere TDG. Io per poco direi che è peggio essere terrapiattista, ma da come ho tentato di farvi vedere è uno scontro titanico. Per ora è tutto, al prossimo video.